Dopo l'introduzione musicale di oggi, diamo avvio al webinar di Lezioni d'Europa della giornata odierna. Questa è l'ottava lezione del nostro corso di quest'anno, dedicata all'Unione Europea di fronte alle sfide e all'opportunità dell'intelligenza artificiale e di ChatGPT. È un piacere per me introdurre il webinar di oggi. Io sono il professor Massimiliano Montini dell'Università di Siena. Come alcuni di voi sapranno, perché hanno seguito nel passato i nostri webinar, sono responsabile scientifico del Centro Europe Direct Siena, dell'Università di Siena, e che insieme alla rete degli altri centri Europe Direct associati al progetto Lezioni d'Europa organizza anche questa edizione di quest'anno, che è giunta ormai alla penultima lezione. L'ultima sarà la settimana prossima, dedicata proprio al tema della preparazione, l'avvicinamento alle elezioni europee, che quest'anno rappresentano per tutti noi un appuntamento molto importante. Per quanto riguarda il webinar di oggi, faccio una breve introduzione, poi andrò a presentare i tre relatori del webinar di oggi. Innanzitutto permettetemi di dire due parole sulla canzone introduttiva che avete visto il video. È interessante perché abbiamo una canzone che ormai fa parte della storia del rock, una canzone che ha quasi 50 anni, Welcome to the Machine, tratta dall'album Wish You Were Here dei Pink Floyd del 1975, quindi quasi 50 anni fa. È interessante questo accostamento fra un tempo ormai passato che era ispirato, aveva due ispirazioni quella canzone, il libro che tutti noi conosciamo, 1984, di George Orwell, che era diciamo una prima visione di quella che potrebbe essere una società che attraverso le macchine diciamo, e dall'esterno controlla la vita dei cittadini in un contesto storico e intellettuale completamente diverso da quello di oggi. Oggi la canzone è assolutamente attuale e oggi è stata combinata con un video realizzato con l'intelligenza artificiale che quindi collega i temi della canzone sempre attuali, cioè il controllo che le macchine possono avere sugli esseri umani e qual è l'impatto anche sulla vita e direi anche sull'equilibrio mentale degli esseri umani. Questo è un tema fondamentale che noi abbiamo utilizzato, come sempre facciamo nei nostri webinar, l'idea dell'introduzione musicale che però ha un contenuto molto preciso e che introduce in qualche modo al tema di oggi. Quindi temi già noti, però rivisti e riaffrontati nella attualità. E l'attualità di oggi è quella delle sfide e delle opportunità dell'intelligenza artificiale. Nella mia introduzione non voglio assolutamente togliere nulla a quello che i relatori diranno e quindi non farò un'introduzione sulle tematiche, dico solo che l'obiettivo di questo webinar è proprio quello di andare a capire di più, come è nella tradizione dei nostri seminari, delle nostre iniziative, dei centri Europe Direct, andare di più a capire quali sono le sfide per noi cittadini europei sul tema dell'intelligenza artificiale, di ChatGPT in particolare, come esempio della transizione digitale che noi stiamo vivendo come cittadini e che l'Unione Europea in prima persona, diciamo, sta cercando di governare. Questo sarà uno dei temi. Infatti, i temi che verranno toccati saranno legati all'evoluzione della normativa dell'Unione Europea con recentissime novità, dei quali ci parleranno i relatori, recentissime novità anche rispetto all'applicazione dell'intelligenza artificiale nel settore della pubblica amministrazione. Vedremo quali sono le possibilità di utilizzo nella nostra pubblica amministrazione, lo faremo attraverso proprio la voce del Formez che su questo sta lavorando, vedendo anche quali sono le novità in preparazione a livello normativo in Italia. E poi avremo un intervento invece che si occuperà più specificamente di ChatGPT, ma non tanto da un punto di vista tecnico, quanto da un punto di vista proprio applicativo, legato anche alle sfide per le università, alle sfide per il comparto, diciamo, della formazione. Quindi questo è un po' il quadro introduttivo del webinar di oggi e quindi a questo punto io inizierei a presentare i relatori.
ma lo farei, diciamo, presentando uno per volta i tre relatori, seguendo il programma che è stato pubblicato nella nostra pagina dell'evento. E quindi chiederei subito al dottor Sergio Talamo, che è direttore della comunicazione, delle relazioni istituzionali e dell'innovazione digitale presso il Formez PA, di avviare il suo video, il suo audio, e poi le lascio la parola. Dico solo, per chi non lo sapesse, ma immagino che praticamente tutti i nostri partecipanti lo sapranno, che questo progetto Lezioni d'Europa è realizzato, come dicevo prima, da una rete di centri Europe Direct, e naturalmente rispetto a questo il ruolo del Centro Europe Direct Roma Innovazione, che è presso il Formez PA, è una delle, diciamo, dei caposaldi di questo progetto, insieme alla nostra Europe Direct dell'Università di Siena, che hanno strutturato ormai da anni una collaborazione su questi temi insieme ad altri centri Europe Direct. E questo gruppo, diciamo, purtroppo per motivi di tempo non posso ricordare tutti i nostri partner, ma è un gruppo molto ampio e strutturato che trovate nei nostri siti di riferimento. Quindi a questo punto io chiederei al dottor Sergio Talamo di prendere la parola. Lo ringrazio molto per aver trovato il tempo di essere qui con noi, e ci fa veramente piacere che lui possa introdurre come primo relatore questa tematica. Quindi grazie ancora, e le lascio subito la parola. Bene, grazie al professor Montini e ai colleghi che gestiscono in modo eccellente il centro Europe Direct. Io sono, come diceva il professore, direttore della comunicazione, delle relazioni istituzionali, dell'innovazione digitale di Formez, e sono anche giornalista che insegno in alcune università da molti anni, e sono due altre dimensioni che per me sono preziose per non rimanere sempre soltanto rinchiuso nella visione, diciamo, funzionariale. Quindi, ad esempio, all'interno di una delle università in cui insegno, la Pontificia Antonianum, la gestione, didattica di questi nuovi temi dell'intelligenza artificiale si basa su due concetti. La missione di servizio, che riguarda la comunicazione, la trasparenza, il rapporto con i cittadini, e l'algoritica, che sono le materie che io gestisco. Ecco, io credo che sia questa la chiave con cui noi dobbiamo interpretare questo nuovo strumento. Un po' di anni fa, prima si parlava dei Pink Floyd, ma penso nello stesso periodo, un volume molto famoso di Umberto Eco diceva che ci dividevamo rispetto alle tecnologie fra apocalittici e integrati. Conoscerete questa terminologia. Ecco, io penso che noi dobbiamo evitare di essere sia apocalittici, quindi sia andare verso un'idea distopica, una paura di tutto ciò che avviene, ma neanche avere un'adesione acritica. Dobbiamo capire che abbiamo questo nuovo strumento straordinario, eccezionale, uno strumento che ci consente enormi possibilità, e dobbiamo interpretarlo in termini con autonomia di giudizio e con capacità di creare dei limiti, ma anche nello stesso tempo di sfruttare appieno le potenzialità. Noi sappiamo che l'intelligenza artificiale, chi di voi la usa lo sa benissimo, chi non la usa sarà stupito di sapere che l'intelligenza artificiale ci consente un dialogo costante che può andare dalle cose più banali della vita quotidiana. Mi suggerisci un menù per stasera per 5 persone, un itinerario per visitare Praga, oppure un aiuto perché sono molto in crisi perché la mia ragazza mi ha lasciato. Oppure qual è un buon sistema elettorale per un paese come l'Italia, e consente anche di interloquire. Quindi sostanzialmente abbiamo una situazione di continua evoluzione che è uno dei punti chiave dell'intelligenza artificiale. Oggi anche tutte le grandi piattaforme si muovono in modo così veloce che quello che dico oggi sarà già superato domani. OpenAI, che come sapete è una struttura partecipata da Microsoft, sta andando ve già verso ChatGPT-5, quindi rilasciando una nuova dimensione ancora più attiva ed efficiente di quella attuale, che è a pagamento, e scalda i motori di Sora, che sarebbe un generatore di video che promette di fare anche di più di quanto già abbiamo visto nel video introduttivo di questo webinar. Google sta impiantando la sua Gemini su tutti i suoi prodotti, Microsoft prepara Copilot 365, quindi in sostanza un'estensione dei prodotti di Microsoft, il metaverso, che è la dimensione che Meta ha creato
e ormai diventerà presto accessibile quasi con degli occhiali da sole, e quindi abbiamo praticamente uno sviluppo costante. Qual è il punto chiave di questo sviluppo? Voglio dirlo in termini di generali, prima di andare a parlare di quali sono le possibili applicazioni per la pubblica amministrazione. Un argomento che è stato forse ancora poco trattato. La intelligenza artificiale rispetto agli strumenti che noi abbiamo imparato a conoscere in questi anni, che vanno non so, dal GPS dei navigatori oppure ad Alexa o ad altri assistenti, ha la possibilità di interloquire con il suo interlocutore, perché le tecniche adoperate da questi software di deep learning non soltanto imitano il modo con cui le persone scrivono o parlano, ma si sintonizzano sul modo con cui le persone pensano, immaginano, discutono, imparano. Questa è la vera novità che a me colpisce anche a livello, se permettete, esistenziale, perché trovo uno strumento che è capace in alcuni casi addirittura di imparare dai suoi errori. Non so quanti di noi hanno dimenticato questa importante facoltà dell'essere umano nell'epoca dell'immediatezza e dell'assertività, del tifo da stadio e degli slogan. Cioè, l'intelligenza artificiale ci abitua ad un linguaggio in cui noi chiediamo qualcosa e poi chiediamo di migliorare la risposta in base a quello che abbiamo ricevuto. Chiediamo spiegami meglio, diamo ulteriori elementi. Quindi creiamo un modello conversazionale che paradossalmente migliora la nostra capacità critica. Tutti coloro che quindi agitano il fantasma di un'intelligenza artificiale che paralizza le facoltà umane dovrebbero riflettere sul fatto che l'intelligenza artificiale può addirittura rivalutare la parte principale della nostra intelligenza naturale, che è quella di imparare dai nostri errori, quella di sviluppare il nostro pensiero critico. Infatti, il presidente del Formez, Giovanni Anastasi, in una recente intervista ha detto che, una frase che secondo me è abbastanza eloquente di questo concetto, che l'intelligenza artificiale crea dubbi. Ecco, noi dobbiamo, anche come funzionari pubblici, credo innamorati nel nostro ruolo, capire che se l'intelligenza artificiale ci aiuta con delle risposte, di fatto ci aiuta anche creando delle domande, creando quindi una crescita per approssimazioni successive. Questo è il punto chiave del nostro lavoro, il modello conversazionale e critico. Nella pubblica amministrazione noi sostanzialmente siamo abituati a ragionare attraverso procedure. Questo è un po' il limite di un'amministrazione che lavora per procedure e poco per risultati. Quindi è molto importante capire come dobbiamo sviluppare i cosiddetti prompt, che sono le domande, sostanzialmente il modo con cui noi sottoponiamo a ChatGPT oppure a Copilot, insomma, alle strutture con cui interloquiamo il nostro problema. E su questo noi abbiamo la possibilità di arrivare a un punto più avanzato di quella che è chiamata cultura del servizio e del risultato. Dove l'amministrazione, lo dice spesso il ministro Zangrillo, proprio oggi in un'intervista, dice che persino per le carriere interne i funzionari sono costretti a pensare più a superare un concorso che a dimostrare di aver raggiunto dei risultati. Noi, attraverso l'intelligenza artificiale, possiamo migliorare la cultura del servizio e del risultato. Noi veniamo da una struttura che, anche per le sue origini, io ne parlo spesso nelle lezioni, l'origine napoleonica, l'origine centralistica del nostro Stato, noi non riusciamo facilmente a far funzionare la cultura del servizio, quindi le carte dei servizi, la citizen satisfaction, perché sostanzialmente abbiamo un vincolo che è spesso mentale, e i sistemi legislativi di cui siamo specialisti spesso ci portano fuori strada. Non dimentichiamo che siamo invece in un paese in cui già il digitale ha raggiunto dei risultati straordinari. Abbiamo 36 milioni di SPID, 17.000 PA attive sullo SPID, 41 milioni di carte d'identità elettroniche, il 100% dei comuni sull'anagrafe digitale, 18.000 PA su PagoPA, 36 milioni di utenti dell'app IO. Insomma, sono numeri che fanno capire che il digitale è già un pezzo della vita, non c'è la digitalizzazione, c'è un mondo già digitalizzato. L'intelligenza artificiale ci può permettere, ad esempio, nel campo sanitario, cito qualche esperienza che è già in corso, gli algoritmi diagnosticano malattie con precisione e velocità superiori a quelle umane.
nell'istruzione, vi sono già dei sistemi universitari collocati sul metaverso, ad esempio c'è una sperimentazione dell'associazione Pia Social, di cui sono tra i cofondatori della Fondazione Italia Digitale, all'Università di Camerino, rendendo quindi l'educazione più accessibile. Il Formez, attraverso il progetto FAST, aiuta i piccoli comuni a redigere i documenti amministrativi. Nel metaverso abbiamo delle esperienze anche nell'ambito della sanità, dell'istruzione e attraverso ChatGPT abbiamo degli assistenti virtuali che cominciano a rispondere al cittadino in modo molto più evoluto, non soltanto dei tradizionali chatbot, che diciamo la verità hanno sempre funzionato poco e male, ma anche rispetto a quello che può fare una persona, perché una persona con tutta la sua buona volontà non avrà una knowledge base, una banca dati tale da rispondere a tante esigenze che il cittadino pone. Quindi è chiaro che noi siamo in un mondo in grande evoluzione. Il Formez sta sviluppando questa attenzione, questo studio, anche perché ha un ruolo anche se vogliamo, di monitoraggio delle esperienze delle amministrazioni. E il presidente del Formez ha avuto dal ministro della Pubblica Amministrazione l'incarico di coordinare un'attività di studio sulle applicazioni dell'IA nella pubblica amministrazione. Stiamo anche cercando di sollecitare idee fra i dipendenti, e questa è una idea che io a mia volta suggerisco. Dobbiamo capire per la prima volta, forse, come le cose non debbano sempre venire dall'alto, perché naturalmente tutti possono dare un'idea interessante sul nuovo uso che può avere l'intelligenza artificiale. Dobbiamo uscire, come dicevo all'inizio, da un'idea negativa, io chiamo scherzosamente l'ICT, a volte il catastrofismo tecnologico, questa idea per cui ogni cosa, dai tempi in cui si è affermata la televisione o il telefono, ogni innovazione tecnologica è stata sempre salutata anche da scenari catastrofici. Invece in realtà dobbiamo anche uscire però da una sorta di cultura dell'avveniristica sempre entusiasta e dobbiamo anche andare oltre le cose importantissime che abbiamo oggi in campo, di cui parleranno anche i colleghi che mi seguiranno, perché è importante capire le AI Act della Unione Europea, le linee guida che sono state rese note ieri. In Italia pure si pensa ad una legge, giusto, le leggi servono a regolare, a delimitare, però pensiamo anche a come usare, perché se no cadiamo un'altra volta, è successo in vari casi, per esempio nell'ambito dei social media, io ho visto nella pubblica amministrazione più un atteggiamento difensivo, come dobbiamo limitare questi incredibili abusi che possono fare i dipendenti, invece dobbiamo pensare a delimitare, ma anche a come usare bene in favore dei cittadini e delle imprese, perché è questo il nostro obiettivo, la nostra missione di servizio. Quindi io voglio trasmettere in questa mia introduzione, mi sono tenuto nel tempo che il professor Montini ci ha dato, una idea positiva di quello che sta avvenendo, perché tutte le grandi player si stanno muovendo con grande velocità. Ci sono quindi ormai già delle piattaforme concorrenti, possiamo scegliere, possiamo sperimentare, possiamo applicare, possiamo controllare. Quindi in questi tre vecchi verbi, che non sono nuovi, non sono determinati dall'intelligenza artificiale, ma da quella umana, sperimentare, applicare, controllare, io credo che noi possiamo dare alla nostra amministrazione, ma anche alla nostra vita relazionale, veramente un nuovo passo e una nuova dimensione. Grazie. Benissimo, grazie e ringrazio molto il dottor Talamo per questa introduzione che è stata breve ma ci ha dato molti spunti di riflessione, diciamo, uno spaccato sulle questioni, diciamo, aperte sulla necessità di avere un approccio fiducioso rispetto alle possibilità, all'utilizzo soprattutto anche nella pubblica amministrazione, allo stesso tempo avere un approccio critico e essere consapevoli, insomma, delle sfide, ma anche delle opportunità e delle grandi possibilità che ci apre l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Lo ringrazio, poi lascerei a questo punto una sessione finale di domande e le raccoglieremo, le varie domande che arriveranno anche in chat e poi cercheremo di rispondere possibilmente a tutte o faremo una selezione se queste saranno troppe. A questo punto siamo per il momento perfettamente in linea con i tempi, quindi ringrazio il dottor Talamo anche per questo.
vedo già in video il secondo relatore di oggi del nostro webinar, che è il professor Antonio Manganelli, che è professore straordinario di antitrust e regolazione presso l'Università LUMSA. Il professor Manganelli ha vari incarichi, tiene anche un corso di competition law all'Università di Siena, la nostra università, quindi lo ricordo in questa sede. Naturalmente lui fa anche molte altre cose, adesso non c'è tempo per presentarlo in modo compiuto, ma sicuramente possiamo dire che il professor Manganelli è un grande esperto di regolazione. E in particolare di regolazione della transizione digitale, ed in particolare ci presenterà uno spaccato sulla regolamentazione europea più recente, e ci introdurrà proprio a cosa sta facendo l'Unione Europea, che ovviamente per noi di Europe Direct è un tema assolutamente centrale per il nostro punto di vista di analisi. Quindi, non indugiando ulteriormente, ringrazio anche il professor Manganelli di aver accettato il nostro invito, e gli passo subito la parola. Perfetto, grazie, grazie mille Massimiliano, professor Montini, e spero mi sentiate. Allora sì, mi chiamo Antonio Manganelli, appunto insegno all'Università LUMSA, professore straordinario, ma anche fieramente e orgogliosamente all'Università di Siena, insomma, che è poi la mia università, quindi sono mo molto, molto attaccato ovviamente. E, appunto insegno competition policy e regolazione, soprattutto dei mercati, soprattutto dei mercati delle telecomunicazioni e dei mercati digitali. E oggi appunto parlerò più che in generale della regolazione dei mercati digitali, perché è un mondo in espansione sempre più e chiaramente è molto complessa la regolazione di tutti i mercati digitali. Mi focalizzerò un po' appunto sull'intelligenza artificiale, che è il principale argomento del seminario di oggi, e quindi sulla appena nata, nuova nata regolazione delle AI Act, e quindi della regolazione dei mercati digitali. E condivido la mia presentazione, e che spero vediate, riusciate a vedere. Si vede correttamente. Ok, non riesco a metterla in modalità presentazione, ora ci provo. Eccola, vedete a tutto schermo, sì? Sì, vediamo. Perfetto, ok. Ok, di cosa parleremo brevemente oggi? Parleremo della trasformazione digitale in maniera, quindi arriverò alla regolazione ovviamente parlando dell'oggetto un po' della regolazione, anche se il dottor Talamo, il speaker precedente, lo ha già fatto, però molto brevemente evidenziando i punti che ci interessano di più. La trasformazione digitale, la quarta, l'evoluzione industriale, per così dire, è la definizione che è adottata per la trasformazione digitale. Facciamo differenziazione, descriviamo questa quarta rivoluzione industriale, quindi differenziandola dalle precedenti rivoluzioni industriali, quindi il supporto cognitivo che caratterizza la quarta rivoluzione industriale, rispetto anche a un rischio di sostituzione, quindi non solo di supporto e di complementarietà rispetto all'uomo, al lavoro umano e al pensiero umano, ma il rischio di sostituzione. Parleremo del problema dell'allineamento, che è un problema filosofico, diciamo, ma che ha dei risvolti molto pratici sull'implementazione e l'attuazione di tecnologie che sono dirompenti in qualche modo, il ruolo e l'approccio della regolazione, la situazione dei mercati e dell'industria per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. E appunto la trasformazione digitale, come voi sapete, insomma, è al centro dei processi economici, sociali e politici della vita di tutti i giorni. Quindi tecnologie, servizi digitali e di intelligenza artificiale stanno trasformando, sia dal lato dell'industria, sia dal lato delle relazioni commerciali, economiche, ma anche delle relazioni sociali, stanno formando degli ecosistemi digitali che hanno varia natura e che si collocano in vari posizioni, nei segmenti della vita delle persone. E la trasformazione digitale, come vedremo, si basa su innovazioni molto rapide, e questo è uno dei problemi principali.
appunto la trasformazione digitale è tale, la trasformazione è tale che si parla appunto più di rivoluzione che di trasformazione. Quindi la rivoluzione digitale per questo è considerata la trasformazione digitale per questo è considerata una vera e propria rivoluzione dei sistemi economici, sociali e politici. La rivoluzione digitale ha ambiti culturali, sociali, economici e industriali, appunto. E in genere noi tendiamo ad esaminarli in questa progressione, cioè dalla cultura alla società, quindi cultura, pensiero, società, economia e industria, quando invece molto spesso sarebbe molto più appropriato analizzarla nel senso opposto, cioè partire dalla rivoluzione dell'industria, cosa l'industria, come l'industria sta cambiando per vedere gli impatti sull'economia, sulla società ed anche sulla cultura. Quindi sono due approcci in realtà complementari all'inquadramento di questo fenomeno, ma entrambi molto importanti anche poi per arrivare a una regolazione che è appropriata e efficace. Qui, giusto per dare un'idea un timeline temporale delle varie rivoluzioni industriali, appunto ci focalizzeremo, partiamo dall'aspetto industriale della rivoluzione, della trasformazione digitale, quindi la quarta rivoluzione industriale, appunto, che sussegue alle tre precedenti, la prima appunto la macchina a vapore, l'automazione, la produzione di massa alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, l'industrializzazione, quindi l'automazione con supporto di computer e dell'elettronica, e la quarta rivoluzione industriale, che è quella di cui stiamo parlando, che si riferisce a tecnologie e concetti di organizzazione che passano appunto dal supporto della forza fisica al supporto della forza cognitiva e di comunicazione. È questo il cuore della quarta rivoluzione industriale derivante dalla trasformazione digitale, cioè il supporto alla forza cognitiva, alla capacità cognitiva e anche di comunicazione, appunto perché la quarta rivoluzione industriale integra reti di comunicazione elettronica, ecosistemi digitali, quindi le reti 5G, l'Internet of Things, i big data, i cloud computing, i sistemi di robotica basati su sistemi di intelligenza artificiale. E questo un po' è l'ecosistema che caratterizza la quarta rivoluzione industriale. E l'altro aspetto è quello appunto della velocità, che è molto rilevante perché rispetto alle altre trasformazioni industriali e tecnologiche che avevano una crescita più o meno lineare, qui siamo davanti a una trasformazione, come è stato anticipato anche prima, che ha una crescita esponenziale, una rapidità, un ritmo esponenziale di crescita e di diffusione. E questo ovviamente comporta, è un aspetto primario, un aspetto fondamentale, perché comporta dei problemi molto chiari e evidenti di adattamento sia delle persone, ma anche dell'economia, ma anche della regolazione, ovviamente. Quando c'è un fenomeno che cresce con questo ritmo esponenziale, ovviamente la regolazione ha i suoi tempi e non riesce spesso a stare dietro alle innovazioni. Ad esempio, un evidente esempio di questo è che durante la discussione del regolamento sull'intelligenza artificiale, appunto, sono emersi in maniera dirompente ChatGPT e Large Language Model, che non erano considerati prima, non venivano considerati, benché ci fossero, ma non avevano un impatto, una diffusione tale, e quindi nell'itinere in corsa il regolamento sull'intelligenza artificiale è stato modificato per tenere in considerazione anche questo nuovo tra virgolette subfenomeno dell'intelligenza artificiale. E probabilmente cambiamenti di questo tipo molto dirompenti possono avvenire, anzi sicuramente avverranno nei prossimi anni o nei prossimi mesi, e quindi la regolazione affanna un po' per star dietro a questo ritmo. Per questo, infatti, uno degli approcci che si sta guardando sia dal punto di vista di definizione delle regole, ma anche e soprattutto nell'enforcement delle regole, è di usare meccanismi similari di intelligenza artificiale proprio per anche colmare la simmetria informative che ci sono tra il decisore pubblico e le imprese che usano sistemi di intelligenza speciale, soprattutto le grandi imprese globali e multinazionali, ovviamente.
E questa crescita esponenziale, per esempio, è anche, si può caratterizzare dal fatto che, ad esempio, per giungere ai 100 milioni, i 100 milioni di autovetture vendute all'inizio del processo di produzione di massa delle autovetture, sono richiesti decenni, sono stati necessari decenni. 100 milioni di utenti per Instagram sono raggiunti dopo 2-3 anni di funzionamento della piattaforma, 100 milioni di utenti ChatGPT dopo un mese dalla sua introduzione. Quindi anche nella diffusione, questa crescita anche della diffusione, dell'adozione di servizi o prodotti che sfruttano questi tipi di tecnologie digitali, di intelligenza artificiale, è estremamente veloce e questo appunto crea i problemi che indicavo prima. Riesce a passare al suo slide successivo. Eccoci. Che cosa vuol dire supporto cognitivo? Giusto per fare un esempio, nel 1996, questo è un esempio classico, ma secondo me dà sempre un'idea molto chiara di che cos'è il supporto cognitivo dell'intelligenza artificiale. Big Blue, che era un computer di IBM, batte Kasparov, che era un famosissimo giocatore di scacchi degli anni 90, il miglior giocatore di scacchi, grazie alla possibilità di esaminare tutte le possibili combinazioni di gioco in modo estremamente rapido. Questo è un supporto cognitivo, ma in un senso di automatizzazione estrema nel senso della velocità. Quello che caratterizza invece il supporto cognitivo dell'intelligenza artificiale è, per esempio, rappresentato da AlphaGo, un computer di Google che batte a Go. Fanui, che è un giocatore Go, è un gioco asiatico giapponese che ha sostanzialmente 4 per 10 alla 170esima combinazioni, che sono le combinazioni possibili di questo gioco, ovviamente sono in un ordine di misura maggiore rispetto agli scacchi e sono più o meno gli atomi di tutto l'universo. Chiaramente un computer, adesso sta un po' cambiando con computer quantistici e ovviamente queste due definizioni di automazione di possibilità di controllo di tutte le combinazioni e quello di imparare che caratterizza l'intelligenza artificiale stanno un po' convergendo, però fino al computer quantistico e l'introduzione dei computer quantistici in maniera diffusa c'è una netta differenza. E appunto AlphaGo, il computer e il software di Google, per battere un campione di Fanui, quindi battere un uomo, non può esaminare tutte le possibili combinazioni esistenti perché sono troppe e per farlo deve imparare, quindi impara a giocare, quindi impara ad emulare il pensiero dell'uomo. E questa è la grande differenza, diciamo, tra l'automazione e il supporto elettronico precedente all'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale. E ovviamente appunto ci sono vari fenomeni corrispondenti e sottesi alla definizione di intelligenza artificiale. Il punto è che appunto le attività umane sofisticate possono essere supportate da algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale. Il punto è se questa differenziazione tra complementarietà e quindi supporto e sostituibilità. Possono anche essere sostituite? Probabilmente sì, in certi casi sì. Il punto è con quali principi guida. E qui appunto appare appunto le varie aspetti di sostituzione che il supporto cognitivo e la macchina, inteso in senso generale, può dare rispetto all'uomo. La sostituzione del lavoro umano, la sostituzione del pensiero umano, che si sta dicendo prima, e da questa anche la sostituzione della socialità umana, quindi delle interazioni sociali, economiche e politiche, quindi non solo il pensiero individuale, ovviamente, ma come questo sviluppo e possibile sostituzione del pensiero umano ha un impatto sulla società. Per quanto riguarda molto brevemente la sostituzione del lavoro, almeno la mia visione è che comunque tendenzialmente questa preoccupazione c'è sempre stata, perché uno degli argomenti è anche l'impatto sul mercato del lavoro, no? Che non saranno più necessari il pensiero umano e quindi lavoratori che pensano, ma c'è una sostituzione al mercato del lavoro. Questo è un tema che è sempre stato ricorrente. Tendenzialmente nella storia si è sempre visto che maggiore sviluppo tecnologico tendenzialmente porta a maggior numero di maggior lavoro, non tanto perché
appunto perché la sostituzione è più che compensata in genere dalla nascita di nuovi lavori, di nascita di ecosistemi che contornano e fanno da contorno il settore specifico a cui è applicata una certa tecnologia. E infatti tendenzialmente, ovviamente questa non ha una rilevanza econometrica, ma tendenzialmente se guardiamo aneddoticamente i paesi in cui c'è sviluppo tecnologico più alto sono tendenzialmente anche paesi in cui c'è una disoccupazione più bassa. Ovviamente ci sono delle concause, però questo è un dato di fatto. E se vogliamo appunto andare al top del labor intensive, andiamo molto indietro. Ovviamente, quando passiamo dal primo scenario al secondo scenario, sono stati tagliati 2/3 dei lavoratori. E ovviamente è un progresso, tra virgolette, tecnologico, perché lo è un progresso di produzione e ha comportato una diminuzione del lavoro. Ma questo non significa che abbia comportato un regresso dal punto di vista economico, sociale e anche poi di occupazione. E l'altro spasso, ovviamente, qui. Quando si parla di introduzione della macchina per fare lo stesso lavoro, ovviamente ha comportato la diminuzione di altro supporto, e qui rientra un po' la frase che è sempre abbastanza di effetto di Henry Ford, che diceva che le mie nuove autovetture, le persone, soprattutto gli imprenditori, avrebbero preferito cavalli che mangiano meno. Quindi la paura, diciamo, della nuova evoluzione e il fatto, la difficoltà di avere timore di una nuova evoluzione dal punto di vista del mercato di lavoro, ovviamente è naturale, però tendenzialmente questo c'è sempre stato, anche se, come abbiamo detto, scusate, anche, e, vabbè, passiamo avanti, anche se abbiamo detto questa sostituzione, adesso l'intelligenza artificiale non è semplicemente una sostituzione del lavoro, ma una sostituzione del pensiero e potenzialmente della socialità, e questi, secondo me, sono gli aspetti più problematici rispetto invece all'aspetto del lavoro, che secondo me è abbastanza non diverso rispetto alle dinamiche che sono state passate in passato, sebbene ripeto, con una velocità molto superiore, questo ovviamente può creare dei problemi di adattamento e adattivi. Il problema principale, appunto, è quello dei secondi due punti, sostituzione del pensiero e della socialità, e qui c'è quello che i ricercatori di intelligenza artificiale anche chiamano il problema dell'allineamento, cioè quando una tecnologia ha il potere di supportarci, ma anche sostituirci allo stesso tempo, è necessario incanalare il suo sviluppo per essere sicuri che questa tecnologia rifletta poi la nostra concezione di società e del ruolo dell'uomo che deve avere in questa società. È emblematico il fatto che in alcuni contesti non pienamente democratici o autoritari del mondo è stato visto chiaramente sviluppare e utilizzare l'intelligenza artificiale per la sorveglianza di massa, i sistemi di reti sociali per opprimere le minoranze e per censurare e controllare le informazioni. Quindi, quando c'è una tecnologia dirompente che, come è stato anche in passato per altri versi, però ha il potere sia di creare che di distruggere, semplificando molto, ovviamente è necessario che la società si interroghi e il sistema politico si interroghi su come incanalare lo sviluppo di questa società per costruire questo che è un po' una chiave, che è parola chiave dell'Unione Europea, uno sviluppo digitale e dell'intelligenza artificiale che ponga al centro l'uomo, che sia comunque innovativo e che sfrutti le opportunità che la digitalizzazione e lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale dà, ma tenendo sempre al centro l'uomo, sia in termini di principi guida, ma anche poi di impatto sull'impatto di ritorno sull'uomo stesso. Quindi questo ho preso proprio per mi sembra emblematico un discorso del vicepresidente Vestager dell'Unione, ancora per poco, insomma, perché tra poco ci saranno le elezioni europee, però il vicepresidente Vestager, che è responsabile per concorrenza, digitalizzazione, industria, e che dice che in Europa noi regoliamo la tecnologia perché vogliamo le persone e le imprese che usino la tecnologia, perché appunto c'è un po' sempre questo cliché del trade-off che c'è tra la regolazione
e l'innovazione. Un po' questo trade-off esiste e c'è, però la regolazione di questa tipologia di fenomeni è essenziale. La regolazione deve mitigare dei rischi, i rischi che abbiamo menzionato sulla sostituzione del pensiero e sociale che vada in direzione non voluta, e anche che regoli l'apertura dei mercati. Qui ci riferiamo, si riferisce in maniera più esplicita alle grandi piattaforme globali, digitali, big techs, e quindi quello che il piano, che è un po' quello che è stato seguendo, è regolare, e l'Unione Europea l'ha fatto con i vari regolamenti sul GDPR, sulla regolazione della privacy, il Digital Market Act, il Digital Service Act, l'European Media Freedom Act, e nel 2021 ha iniziato il processo, che è terminato il mese scorso, di regolazione del primo atto regolatorio dell'intelligenza artificiale. Il vicepresidente Vestager ha detto, peraltro, che questo non è e va fatto in un certo modo, va fatto bene. La regolazione deve essere una regolazione appropriata, appunto, che deve trovare un bilanciamento tra la mitigazione dei rischi, l'apertura dei mercati e la necessità di non rallentare, o comunque di non inibire l'innovazione. E non è affatto facile, però è possibile farlo. Però l'altro punto principale che ha sottolineato è che la regolazione di tutti questi ecosistemi digitali e dell'intelligenza artificiale deve essere basata su dei modelli anche democratici, appunto, perché stiamo parlando anche di valori democratici, di sviluppo dell'intelligenza artificiale, e che vengano anche, in un certo modo, di cui venga fatta l'implementazione a livello universale, perché sono ovviamente fenomeni globali, e la regolazione, il tentativo di regolare solamente a livello regionale, nazionale, può rivelarsi non efficace. Ovviamente una regolazione europea, infatti è questo alla base, ovviamente, dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è sempre stata la base giuridica di tutti questi atti normativi, e quindi l'armonizzazione della regolazione, legislazioni degli Stati membri dell'Unione Europea è necessario, proprio perché l'Unione Europea comunque ha una scala che può avere un impatto di effettività della regolazione molto maggiore dei singoli stati nazionali. Questi processi non possono essere regolati a livello nazionale, come dice la vicepresidente Vestager, probabilmente non possono essere regolati solamente anche a livello europeo, ma ci necessita lo sviluppo di un approccio omogeneo a livello globale. È quello su cui sta discutendo nei vari consessi al G7 e altri consessi alle Nazioni Unite. Si sta discutendo esattamente di questo, di creare almeno dei principi base condivisi. Arrivando infine al regolamento sull'intelligenza artificiale, la prima regolazione organica al mondo dell'intelligenza artificiale è stata fatta nel mondo, l'AI Act approvato un mese fa dal Parlamento, dai co-legislatori europei, dal Parlamento e il Consiglio, e l'ambito di applicazione è quello del regolamento, è quello dei fornitori che mettono sul mercato, mettono in servizi sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione Europea, indipendentemente dal luogo di stabilimento e indipendentemente dai distributori e gli importatori. E c'è stata una grande, quindi sostanzialmente, come il GDPR, si cerca di influenzare, appunto, sebbene in un ambito transitorio di differenziazione delle regolazioni, si cerca di estendere il più possibile l'efficacia dell'atto normativo ad estenderla il più possibile, quindi limitarla non solamente ai sistemi, alle imprese che hanno il loro luogo di stabilimento in Europa. E un punto molto dibattuto e problematico è stata la definizione dei sistemi di intelligenza artificiale, perché ovviamente ci sono stati vari aggiustamenti. Alla fine il regolamento è arrivato a una definizione, perché sono state molto critiche sul fatto che fosse o troppo larga come definizione, o troppo stretta, troppo larga nel senso che comprendeva anche poi, faceva ricadere nell'applicazione del regolamento anche sistemi che non necessariamente sono considerati come intelligenza artificiale. Altri dicevano che era troppo stretta e soprattutto non riusciva a catturare
la potenziale, la futura evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale. Ovviamente in questo caso anche appunto la tecnica di regolazione è importante, la differenziazione tra una regolazione basata sui principi, una regolazione molto dettagliata, una regolazione basata su principi è una regolazione che può adattarsi nel tempo se chi applica poi la regolazione ha gli strumenti per avere un livello di informazione similare e in tempi molto abbastanza celeri rispetto a quelli del mercato e dell'industria, e quindi può adattare l'applicazione di una norma di principio all'evolversi del mercato. Questo è un principio che si studia appunto nella teoria della regolazione, ma è fondamentale nei processi di regolazione della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale. Quindi la definizione che è attualmente il regolamento è che an AI system is a machine-based system designed to operate with varying levels of autonomy and that may be exhibit adaptiveness after deployment and that for explicit or implicit objective infers from the input it receives how to generate outputs such as prediction, content, recommendations, or decision that can influence physical or virtual environments. Come vedete, è una definizione molto, molto abbastanza generale, e i colegislatori hanno cercato di trovare un compromesso tra appunto questi due rischi di essere o troppo inclusiva e quindi includere anche sistemi che non necessariamente vengono considerati di intelligenza artificiale, quindi applicare una regola a dei sistemi che non dovrebbero o non dovrebbero essere regolati in questo modo, o la definizione, il rischio opposto di essere poco inclusivo. Sul primo punto, peraltro, va di supporto il fatto di una essere troppo comprensiva, va di supporto un'altra modalità di regolazione che è il risk-based regulation, cioè il regolamento di intelligenza artificiale ha un approccio basato sul rischio, perché sono previsti obblighi diversificati, può essere anche considerata una regolazione asimmetrica, che però appunto la simmetria dell'intensità dell'obbligo regolatorio varia a seconda del rischio che queste tecnologie possono avere potenziale, ovviamente perché parliamo di rischio, con un impatto negativo sulle persone e sulla società. E in particolare il regolamento, e questo appunto supporta una definizione abbastanza ampia, perché ovviamente anche se si ricomprende una serie di fattispecie che magari non sono problematiche, probabilmente queste rientrano nel rischio minimo e quindi non sono, come vedremo, non sono soggette a una regolazione specifica e quindi anche se rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, però su di esse si è imposto un vincolo regolatorio nullo, minimale, e quindi sostanzialmente da un punto di vista di costi, di compliance e di constraint sul destinatario sono praticamente nulli. L'approccio basato sul rischio del regolamento dell'IA distingue tra rischi inaccettabili, elevati, bassi o minimi. Questa è la piramide della regolazione dell'intelligenza artificiale, che con un approccio basato sul rischio, questo grafico dell'Unione Europea, e appunto ci sono rischi inaccettabili, altri rischi medi o di trasparenza, appunto cui sono applicati dei rimedi, soprattutto di trasparenza, e rischi minimali su cui non sono applicati nessun tipo di rimedio. Questi sono i sistemi di intelligenza artificiale, ad esempio per filtrare spam, per gli algoritmi di raccomandazione, ad esempio nei motori di ricerca o in tutte le piattaforme digitali che hanno sistemi di raccomandazione, e mentre il rischio di trasparenza è dato per ad esempio i chatbots e i deepfake, trasparenza, perché ovviamente questo è un aspetto principale, è fondamentale capire quando un contenuto è un contenuto vero o quando io sto parlando con una persona, interagendo con una persona o interagendo con un sistema di intelligenza artificiale.
Poi ci sono appunto, risalendo nella piramide, le situazioni ad alto rischio sono quelle che sono più interessanti da un punto di vista regolatorio, perché sono dati a cui sono applicati degli obblighi regolatori abbastanza penetranti, e poi ci sono quelle con un rischio accettabile, che sono pratiche proibite. Quindi qui la regolazione rimane, impone un obbligo di non introdurre quel comportamento nel mercato. E appunto, molto brevemente, poi concludo l'ultima slide: i rischi inaccettabili appunto sono vietati, e sono quelli di intelligenza artificiale che sfruttano tecnologie subliminali per manipolare comportamenti degli individui, o che possono teoricamente rischiare di abusare di persone vulnerabili o fragili, oppure fanno riferimento a dati sensibili per la categorizzazione biometrica, o ancora il riconoscimento delle emozioni, sistemi di riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro e a scuola, nonché i sistemi di social scoring e di polizia predittiva, che sono quelli che prima caratterizzavano sistemi non molto democratici. I rischi elevati, che sono quelli che hanno, appunto, questi rischi inaccettabili sono completamente proibiti questi sistemi. Il rischio elevati sono quelli più interessanti dal punto di vista regolatorio, e sono i sistemi in cui sono i sistemi di gestione dei rischi, di gestione di documentazione tecnica, e danno obblighi di trasparenza dei dati, perché richiedono un adeguato livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza, e la possibilità di bloccare i sistemi di AI in caso di pericolo imminente, che ovviamente è riconosciuto dall'enforcer, che è dato appunto il sistema di governance. Il regolamento istituisce un board per l'intelligenza artificiale con il compito di raccogliere e condividere le conoscenze, le migliori pratiche, e forma un forum consultivo che è formato da diversi stakeholder di mercato e un ufficio neoistituito di intelligenza artificiale presso la Commissione europea, che è coordinato a livello nazionale, come spesso accade nella regolazione. C'è una centralizzazione e poi un decentramento applicativo in ogni Stato membro dell'Unione europea per ogni autorità competente. Poi vi lascio delle slide dei dati di mercato sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, però possono essere guardati in autonomia. Vi ringrazio. Grazie al professor Manganelli, grazie Antonio per questa introduzione molto, molto interessante. Anche questa ci ha dato molti spunti, sia sull'aspetto proprio più operativo della nuova regolamentazione europea sull'intelligenza artificiale, soprattutto le slide che ti hai lasciato, penso che siano una riflessione utile per chi non conosce come è stato costruito il sistema regolatore europeo. Ragionare appunto sulla piramide dei rischi, per capire come poi ognuno riesce ad attualizzarla anche rispetto agli utilizzi. L'altro tema che mi sento di sottolineare è quello che la regolamentazione europea, come in altri casi, si muove con un'ottica, legata da una parte al profilo etico e dall'altra al profilo però economico. Infatti è centrale, come è venuto bene fuori nella tua introduzione, è centrare il rapporto fra la regolamentazione dei rischi e il mercato unico, dove si confrontano da una parte le esigenze dei consumatori e dei cittadini ad essere tutelati rispetto agli utilizzi dell'intelligenza artificiale, ma dall'altra parte l'interesse delle imprese ad aprire i mercati rispetto a questi utilizzi. Quindi questo direi che per noi che siamo studiosi dei temi dell'integrazione europea sono cose note, ma non necessariamente note al pubblico generale, per cui è sempre bene rimarcare questa centralità dell'aspetto economico e dell'aspetto, direi, etico e di regolazione del rischio, che sono poi i driver dell'azione regolatoria dell'Unione Europea. Giustissimo, certo. Quindi no, ti ringrazio appunto per questa introduzione. Ecco, chiedo anche a te di rimanere collegato, perché poi se c'è tempo faremo appunto una, vedremo le domande che arrivano, eventualmente coinvolgeremo i vari relatori. Allora, a questo punto, sì, ecco Antonio, puoi staccare la tua telecamera, magari se vuoi, così lasciamo in video il terzo relatore di oggi, che è il professor Mario Giampaolo, che ringrazio di essere qui con noi. Mi fa molto piacere anche nel tuo caso la tua presenza.
Mario Giampaolo è professore associato di didattica generale all'Università di Siena. Anche lui direi che è uno studioso e un esperto di queste tematiche legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale di ChatGPT da un punto di vista diverso, cioè da un punto di vista legato più alla proprio alla didattica, alla formazione. Quindi infatti la sua relazione è proprio, si focalizzerà sul tema delle applicazioni di ChatGPT anche rispetto al sistema, direi, non solo universitario, ma proprio della formazione in generale. Quindi ringrazio il professor Giampaolo, ringrazio Mario di essere qui con noi e lascio a lui subito la parola. Sono io che ringrazio te, Massimiliano, ringrazio ovviamente tutti gli organizzatori di Formez e ovviamente i relatori che mi hanno preceduto con i loro contributi che hanno tantissimi punti di contatto con il mio, quindi sarà sicuramente una mattinata di confronto utile e importante. Allora, provo anch'io a presentare presentazione. E forse vedete il mio schermo, non lo so. Sì, adesso sì. Puoi mettere benissimo, magari metto certamente in a schermo intero. Dunque, da dove partire con questo intervento? Direi di partire da dove tutto ha avuto inizio, ovvero appunto da ChatGPT. Ormai tutti quanti sappiamo e abbiamo utilizzato più o meno ChatGPT, tutti quanti sappiamo cos'è, lo sa anche la stessa ChatGPT. Infatti, se chiediamo di descriversi attraverso una poesia, questa è appunto la sua risposta. Vedete come ci sono delle parole molto ricorrenti: assistant, assistente, aiuto, sono pronto ad aiutare, poi cos'altro, verità e conoscenza, strumento di conoscenza che appare diverse volte. Comunque ChatGPT non è l'unico prodotto di intelligenza artificiale generativa di OpenAI, questa azienda. Se nel 2022 abbiamo appunto assistito al lancio di ChatGPT e abbiamo assistito ovviamente al suo successo, abbiamo assistito anche a quello del, diciamo, forse fratello minore del I. Infatti, dopo una settimana dal lancio di ChatGPT, che registrava più di 1 milione di utenti al giorno, nello stesso tempo, al giorno, dal I generava 2 milioni di immagini. E che cos'è? Diciamo, è un modello di intelligenza artificiale sviluppato appunto dalla casa OpenAI, che combina la comprensione del linguaggio naturale con la generazione di immagini dettagliate. In gergo tecnico si chiama un software text to image, dal testo produce immagini. Ad esempio, se chiediamo a DALL-E un dipinto ad olio di un giocatore di basket che schiaccia il canestro, raffigurato come l'esplosione di una nebulosa, questo è uno dei possibili risultati che l'intelligenza artificiale produce. Così come se richiediamo l'immagine di un animale, in questo caso un granchio, o di un appartamento che vorrei ristrutturare. Nel 2023 OpenAI ha introdotto ChatGPT-4, la nuova versione che presenta questa caratteristica di multimodalità, ovvero la possibilità di comprendere prompt, input, abbiamo già sentito questa parola prima dal collega Talamo. Quindi questo input sia testuale che visivo. Poi, durante l'estate del 2023, è avvenuto il rilascio
dell'app di ChatGPT per smartphone con la sua interazione, la sua funzionalità di interazione tramite voce, quindi sempre più semplice, ti aiuta sempre, sempre di più. Questi strumenti vogliono aiutarci ovunque noi siamo. Sempre nel 2023, in autunno, è stata la volta di GPT Store, quindi un e-commerce, diciamo così, una vetrina digitale che raccoglie chatbot personalizzati e creati da sviluppatori. E poi nel 2024 l'azienda rilascia Sora, anche qui il dottor Talamo lo ha citato, un servizio di intelligenza artificiale, questa volta text to video, in grado di generare filmati realistici partendo da appunto prompt, da indicazioni, istruzioni molto, molto precise. Faccio un altro esempio: se inseriamo come prompt, vedete anche la lunghezza è diciamo esplicativa di quanto bisogna essere contestualizzati e dettagliati nella, nell'inserimento delle informazioni. Qui chiediamo di creare un video di mammut giganteschi che si avvicinano su un prato innevato con la loro pelliccia di lana, diamo le informazioni del vento, degli alberi coperti di neve, la luce, la visuale dal basso e ora sperando che il video riuscite a vedere. Penso di sì, ecco, questo è il prodotto che ne viene fuori. Abbiamo già visto il video in apertura, che è appunto un prodotto molto simile, ma questo, ecco, dà comunque il suo effetto. Mi sembra un po' quei film di inizio Novecento, ad esempio del treno che si avvicinava e appunto le persone rimanevano... diciamo così, stupefatte da questo effetto. Questa, vabbè, è una slide che avevo inserito nel caso in cui non funzionasse il collegamento appunto video. Comunque, le potenzialità di ChatGPT hanno fin da subito creato polemiche più che comprensibili, direi, riguardanti, appunto, abbiamo parlato fino ad ora, il suo utilizzo nella vita quotidiana. In particolare io tratterò appunto il tema della formazione e quindi scuola e università e anche qualche aspetto del lavoro, nel mondo del lavoro. Quindi ChatGPT è stato bandito da diverse scuole, sia in Nord America ma anche in Italia. Qui vedete alcuni estratti, alcuni articoli di Wired, del Corriere della Sera sulla questione. La motivazione appunto è che il suo utilizzo da parte di studentesse e studenti per vari ambiti, per la risoluzione di quesiti, l'elaborazione di testi, nel caso delle università anche per la stesura di tesi, può portare a un impoverimento delle capacità cognitive. Del genere, a scuola non si deve copiare. In realtà non solo nelle scuole è stato, diciamo così, bandito, ma anche nelle università. Ora non me ne voglia l'Università di Siena, che amo servire, però ecco, con il nostro account istituzionale, la piattaforma Gemini, che sarebbe appunto il chat GPT di Google, è bloccato. Quindi le istituzioni educative e formative inizialmente sono corse ai ripari, abbiamo parlato di alcune sperimentazioni, si sono tutelate in questo modo, ma in realtà c'è molto interesse a capire come funziona, a capire come si deve utilizzare. Lo sento chiedere questo sia dagli insegnanti che ho di scuola, che ho appunto il piacere di formare, sia da docenti universitari con cui ho diciamo il piacere di parlare. Comunque, ecco, questa necessità da parte delle istituzioni di tutelarsi ha dato il via allo sviluppo di strumenti in grado di individuare contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Un esempio è quello che vedete, GPT
GPT-0, un programma elaborato tra l'altro da uno studente universitario di Princeton, Edward Tian, che è appunto in grado di segnalare possibili utilizzi dell'intelligenza artificiale all'interno dei testi. Passo quindi all'ambito lavorativo e riprendo uno dei temi proposti dal collega Manganelli, che è appunto la classica domanda, diciamo così, dell'uomo della strada. Ecco. ChatGPT sostituirà i lavoratori? Allora, io sono completamente d'accordo con il collega nel dire che appunto non è tanto una questione di sostituire i lavoratori quanto di immaginare i futuri lavori. Da un punto di vista appunto della formazione, stiamo formando ragazze e ragazzi senza sapere qual è quale lavoro andranno a fare. Quindi secondo me è un po' un controsenso pensare di perdere il lavoro, pensiamo appunto a questo, a quali lavori ci saranno in futuro. Però in effetti il rischio c'è, ecco, pensiamo agli scioperi del personale delle case cinematografiche di Hollywood contro la scrittura automatizzata delle sceneggiature. Quindi è un rischio che è possibile, e sembra così in molti altri campi. Appunto è stato citato l'ambito della medicina, della giurisprudenza. Io vi faccio vedere quest'altro esempio che è, riguarda un po' più il mondo dell'architettura. Ecco, questo è Versi, è un text to space. Io, ecco, un architetto, un designer, un geometra, basta che inserisce alcune, appunto, i prompt, quindi istruzioni, diciamo, abbastanza significative e dettagliate, per far creare alla macchina appunto questi ambienti 3D che possono essere utilizzati per tantissime applicazioni. Quindi in questo caso specifico le aziende possono implementare strumenti di intelligenza artificiale per automatizzare in questo caso il processo di design, ma anche processi di marketing. Già succede, e molto altro. Però ecco, in realtà non lo so, fonti che ho consultato, diciamo, reputano molto, diciamo, non dico difficile, però un passaggio da processi aziendali, un passaggio da un processo aziendale a un altro potenziato dall'intelligenza artificiale. Quindi questo passaggio è molto difficile, quindi più che al licenziamento, ecco, la tecnologia GPT potrebbe contribuire ad aumentare il gap tra le aziende che sono maggiormente votate all'innovazione e quelle che sono meno propense. Poi, ecco, secondo me c'è un altro aspetto fondamentale nel rapporto lavoro-intelligenza artificiale, ovvero l'invecchiamento della popolazione. La forza lavoro diminuirà negli anni, l'intelligenza artificiale e la sua capacità di automazione saranno necessarie per mantenere appunto il livello di produttività dell'azienda. Ma non voglio parlare solo di perdita del lavoro, voglio parlare anche di creazione del lavoro. Questo è Mixo, che aiuta le persone con un'idea di business a creare un sito web per la promozione dei loro prodotti, oppure servizi come Namelix, con il quale appunto è possibile ragionare, diciamo così, con la macchina sul nome di un brand che potrà essere lanciato. Infine, un ultimo tema collegato sia alla formazione che appunto al mercato
del lavoro riguarda, anche un caro personalmente, riguarda un po' la ricerca delle informazioni su internet e sulla possibilità che ChatGPT possa sostituire i motori di ricerca. Infatti molti motori di ricerca stanno già integrando, hanno già integrato funzionalità di intelligenza artificiale. Con ChatGPT, molto genericamente, faccio una domanda, ho subito una risposta, quindi chi me lo fa fare di perdere tempo a cercare io la risposta che cerco, appunto? Ma ovviamente è chiaro, ChatGPT è facile, veloce, ma se poi andiamo a vedere, soprattutto quando dobbiamo produrre testi molto specialistici, parlo del mio caso, quando appunto non so, realizzo un'analisi della letteratura, ad esempio, i risultati sono molto molto superficiali. La ricerca, diciamo, mediante browser è più attiva, consente maggiore approfondimento, hai un accesso diretto alle fonti, cosa principale, e poi queste fonti sono ordinate in base alle loro qualità, comunque da un algoritmo. Quindi probabilmente si andrà verso la sostituzione di ChatGPT, dei motori di ricerca, o l'integrazione di questi. L'unico inconveniente, appunto, come diceva ancora il collega Manganelli, l'unico inconveniente è la proliferazione di contenuti, quindi parlo di testi, immagini, video e file fake, falsi. Alcuni esempi che forse già avrete visto. Questo si chiama The Pope Drip, fotomontaggi, fondamentalmente quando ero piccolo io si chiamavano così, che ritraggono il Papa in abiti casual, diciamo così. Oppure molte immagini false relative a presidenti, qui vediamo Donald Trump arrestato dall'FBI, Putin che si inginocchia davanti a Xi Jinping. Per alcune di queste notizie dispiace anche che siano false, comunque ecco, le foto non sono gli unici contenuti che possono poi essere manipolati. Un ultimo esempio, Descript, che cosa fa? Io posso con Descript registrare un messaggio audio, lo inserisco sul mio computer, il messaggio audio si trasforma in testo, io posso modificare il testo se magari una parola non è quella corretta, e senza il bisogno di registrare nuovamente il mio audio, l'intelligenza artificiale mi corregge, quindi utilizza la mia voce per correggere il testo. Quindi pensate, diciamo, un po' gli usi inopportuni che si potrebbero fare. L'audio non è l'unico contenuto modificabile autonomamente dall'intelligenza artificiale, anche il video, per esempio. Comunque potrei continuare con tantissimi altri esempi, veramente c'è un'estrema diversità di servizi, tantissimi ne parlano, basta appunto fare una ricerca ad esempio su YouTube per conoscere tantissimi servizi. C'è quindi un'estrema diversità di servizi che dicono che ci cambieranno la vita. Ed è questa la narrazione che condividono le aziende e i servizi di intelligenza artificiale: la semplificazione della vita. Una semplificazione però che spesso restituisce appunto contenuti superficiali. A questa narrazione, narrazione di semplificare la nostra vita, corrisponde appunto l'entusiasmo che tutti noi stiamo avendo. Entusiasmo che è giustificabile, non è la prima volta che la proviamo, i colleghi ne hanno già parlato, pensiamo appunto al personal computer, già
alla Silicon Valley in sé per sé, cioè nei primi anni 2000 proprio il motto delle startup della Silicon Valley era proprio questa di aiutare le persone, di cambiare la vita delle persone. Pensiamo in tempi anche un po' più lontani all'introduzione del personal computer, a internet stesso, a Facebook, e ora succede con l'intelligenza artificiale, solo per parlare di tecnologia, ma ci sono poi scoperte in tantissimi altri campi. Quindi questo entusiasmo che ora stiamo tutti provando è sicuramente sano, ma deve essere, diciamo, qui rubo l'espressione al collega Manganelli, che mi è piaciuto molto, incanalato. Il suo sviluppo deve essere incanalato. Avevo utilizzato inizialmente la parola governato, mi piace più questo. Incanalato sia da una legislazione specifica, sicuramente fondamentale, ma anche da una buona comunicazione, che è più veloce, e soprattutto una buona educazione all'utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al professor Giampaolo per questa sua relazione che diciamo è stata, penso, utile per tutti i nostri partecipanti, perché ci ha dato uno spaccato delle possibili applicazioni. Ovviamente quelli che seguono più l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, e non solo di ChatGPT, ma di tutto il mondo delle applicazioni, delle possibilità che sta intorno a questo, ovviamente conosceranno molte di questi applicativi che sono stati descritti, però penso per molti altri dei nostri partecipanti saranno state alcune di queste delle novità, per cui è interessante avere proprio uno spaccato su quelle che sono poi ormai possibilità di utilizzo aperte a ciascun cittadino, a ciascun consumatore. E in questo appunto è interessante proprio il collegamento fra la facilità di queste applicazioni e tutte le questioni invece giuridiche accennate dai relatori precedenti, quindi come tutelare i consumatori, quindi quello che poi dicevamo un po' prima, quindi permettere la diffusione di queste tecnologie, di queste opportunità, ma nello stesso tempo regolamentare i rischi di abusi e quindi la possibilità anche di difendere la propria privacy e i propri diritti per i cittadini, che è un altro tema che abbiamo toccato molto parzialmente, ma sicuramente è un tema centrale. A questo punto abbiamo non più di una decina di minuti, e scorrendo la chat ho identificato alcune domande che adesso girerei ai relatori. Non mi sembrano specifiche, ce ne sono un paio interessanti, non specifiche le tre relazioni, però sono domande un po' più generali. Per esempio la prima che mi sembra interessante è rispetto al tema di cosa fa non tanto l'Unione Europea come istituzione, ma cosa fa l'Unione Europea come sistema economico. Cioè uno dei nostri partecipanti dice perché da alcuni decenni a questa parte, dopo aver perso l'industria elettronica e l'industria di consumo, l'Europa è indietro sull'innovazione digitale. Qui credo che la domanda sia legata non tanto alla capacità di regolare dell'Unione Europea, che invece, come abbiamo visto, è abbastanza avanti rispetto al sistema globale, ma quanto invece al nostro sistema economico. Ecco, come vedete voi, lascerei la domanda aperta ai tre relatori, come vedete il posizionamento europeo, sia appunto sul piano regolatorio, ne abbiamo già un po' parlato, ma invece il sistema Europa sul piano proprio della innovazione dal punto di vista delle imprese rispetto al mercato globale che va molto veloce. Ecco, su questo non so se i relatori vogliono brevemente dire una battuta a testa, prego. Allora seguirei lo stesso ordine, prima il dottor Talamo, poi gli altri, ovviamente chi vuole intervenire può farlo senza obblighi, diciamo. Guardi, sui temi europei credo che sia, vorrei lasciare la parola ai due colleghi, perché hanno toccato questo aspetto regolamentativo in modo anche abbastanza dinamico, nel senso che c'è il rischio di cadere un po', c'è anche un nostro partecipante che ha sottolineato giustamente che l'Europa e l'Italia rischiano di stare poco sugli aspetti produttivi e troppo su quelli regolativi, che è una paura che io sento, perché questo è avvenuto anche in altri temi. Io citavo quello dei social media, ma può toccare anche altri temi relativi alle tecnologie, per esempio
l'invasione europea della privacy, che sicuramente ha una sua importanza, ma in qualche modo limita tutti gli aspetti relativi alla trasparenza, alla partecipazione civica, all'intervento dei cittadini sulla qualità del servizio. Insomma, diciamo che c'è un equilibrio da creare e mi pare che sia il professor Giampaolo e il professor Manganelli abbiano chiaro questo aspetto. Quindi su questo argomento, di questo equilibrio, lascerei a loro la parola perché l'aspetto normativo troppo spesso è visto come un alibi, oppure come dice l'amico Carlo Mochi Sismondi, il presidente del Forum PA, una sorta di strumento della burocrazia difensiva italiana che cerca quindi di, in qualche modo, di annacquare e di sterilizzare le innovazioni. Bene, grazie. Farei il giro. Allora, se Antonio Manganelli vuole Sì. dire a questo punto. Certo, sì, no, ma infatti diciamo questa contrapposizione sul fatto che l'Europa è il leader della regolazione, ma non è il leader di mercato, è appunto un argomento che spesso emerge, così come anzi il fatto, il trade-off, il fatto che una regolazione troppo eccessiva possa inibire processi di innovazione. Su questo direi, come ho detto prima, direi che in parte è vero. Ovviamente la situazione di mercato dell'Europa nei mercati digitali, nei mercati dell'innovazione, cioè diciamo, è ben precedente rispetto a tutti questi atti di regolazione. Quindi, diciamo, le dinamiche di mercato ed economiche non sono state impattate negativamente dalla regolazione, almeno questo mi sembra, perché comunque il ritardo era anche precedente. Ovviamente i motivi di crescita dei sistemi economici, di crescita in una direzione o un'altra, sono variegati, sono molteplici. Comunque l'Unione Europea ha dei programmi di investimento pubblico, probabilmente non a sufficienza, ma stanno crescendo sempre di più. Ha dei programmi di investimento pubblico nella trasformazione digitale. Mi sembra il biennio, ora vado a mente, il biennio 23-24, mi sembra sono stati il programma sull'investimento e trasformazione digitale l'Unione Europea, senza considerare gli stati membri, perché ovviamente c'è questa doppia componente. L'Unione Europea mi sembra abbia messo in campo 800 milioni di euro, che non è forse tantissimo, non è sufficienza, però ovviamente, ripeto, si complementa con gli investimenti che gli stati europei mettono in campo. Quello che è più problematico, secondo me, poi ci può essere un adattamento di questo. Quello, secondo me, è più problematico è il fatto che spesso, per esempio, gli ambiti in cui c'è un maggiore sviluppo, guardo gli Stati Uniti, non derivano da finanziamenti pubblici. Quindi, diciamo, è il contesto economico-industriale dell'impresa che porta verso quella direzione. E cambiare quello è molto più complicato e sicuramente non un processo di breve termine. Quello che può fare di più l'Europa nel breve e medio termine, appunto, è dedicare più investimenti pubblici, ma lo sta facendo sia nel lato della trasformazione digitale e nel lato complementare che ho menzionato all'inizio, anche dello sviluppo delle reti di comunicazione ad altissima capacità, perché alla fine è comunque quello il substrato tecnologico, la spina dorsale, diciamo, industriale su cui la trasformazione digitale si poggia, lo sviluppo di reti di telecomunicazioni fisse e mobile ad altissima velocità, quindi le reti in fibra con una diffusione quasi a servizio universale, le comunicazioni mobili 5G che permettono lo slicing delle frequenze, quindi permettono dei servizi e permettono particolarmente innovativi e permettono ai sistemi di trasformazione digitale di poter inserirsi, così come appunto le reti fisse, la diffusione dell'edge computing, quindi l'intelligenza che si avvicina sempre di più all'utente finale, così come le repository dei dati, quindi c'è tutti gli sviluppi tecnologici che il mercato fa, supportati dall'Unione Europea anche da finanziamenti pubblici, sia europei che nazionali, però probabilmente appunto non sono a sufficienza e nel breve termine potrebbero crescere, però io vedo anche un grosso problema di struttura e tessuto imprenditoriale, perché appunto, ripeto, negli Stati Uniti, dove tutto questo, meno male a origine, il supporto pubblico è minimale. E tutto deriva dal sistema industriale. Cambiare quello è molto più complesso. Io, diciamo, mi scuso preventivamente perché non sono esperto di Europa, di legislazione, ecco, forse sono la persona meno indicata a Forse rispondere a questo. Mario, per te No, no, si potrebbe.
Sì, prego. Però, prego. No, no, però ecco, mi piace il tema, ovviamente, interessantissimo. Più che fare affermazioni, ecco, rilancerei con delle domande, appunto. Tre domande. Innanzitutto che riguardano ovviamente il ruolo dell'Unione Europea. Innanzitutto riguarda appunto la relazione, sempre nell'ambito dell'intelligenza artificiale, dell'azione dell'Europa nell'ambito educativo e formativo, cioè quali sono i collegamenti per preparare, quali sono le azioni dell'Unione Europea per preparare studentesse e studenti non solo ai lavori del futuro, ma anche alla formazione, no, in questo campo. Secondo me ce ne preoccupiamo poco rispetto a quanta attenzione diamo alla legislazione, ma può essere appunto che io non sia sufficientemente informato. Per quanto riguarda poi il mercato produttivo, che appunto era la domanda che faceva, c'è necessità di attenzione, cioè dobbiamo in questo caso contestualizzare le azioni politiche. Sicuramente faccio forse un discorso semplicistico, cioè per esempio cosa vuol dire produrre con l'intelligenza artificiale per grandi aziende, per medie aziende, per piccole aziende, come ci accedono? Secondo me l'Europa non lo sta dimenticando, ma deve ragionare, riflettere fortemente su questo. Infine, il concetto di privacy. Concetto di privacy che non è solo appunto legislativo, eh? Cioè, secondo me il concetto di privacy è interdisciplinare, cioè io lo spiego a lezione a ragazzi che faranno appunto gli educatori in futuro e gli chiedo: ma il concetto di privacy di ora nostro, legato a tutta una serie di tecnologie, di culture, come cambierà tra 10 anni? La regolamentazione che abbiamo oggi, cioè, avrà senso per le persone che sto formando? Grazie, sono spunti direi molto interessanti che arricchiscono la nostra discussione. Io più o meno siamo in chiusura, lascerei una battuta finale al dottor Talamo, perché una delle domande, ovviamente ne sono arrivate molte, ringrazio tutti i partecipanti, non riusciremo a rispondere a tutte, ma comunque le gireremo poi ai relatori, le raccoglieremo e le gireremo ai relatori. Una battuta finale la chiederei appunto al dottor Talamo, perché uno dei partecipanti chiedeva quali sono gli utilizzi già esistenti di ChatGPT o di altri strumenti similari nella pubblica amministrazione. Forse su questo è interessante avere proprio una battuta finale di cosa c'è già oltre a quello che ci potrà essere. E c'è un altro tema che è stato posto da alcuni partecipanti riguardo al rischio di perdere delle nozioni di base, proprio perché abbiamo degli applicativi che in qualche modo fanno. Questa è una preoccupazione, a mio parere, importante, però non preoccupante, perché in realtà lo si diceva pure delle calcolatrici elettroniche o dei navigatori, quindi alla fine se io uso il navigatore invece di orientarmi, in pratica affievolisco una mia capacità, un mio intuito, ma non per questo perdo qualcosa, anzi imparo sostanzialmente meglio, come per esempio una città come Roma, il navigatore mi aiuta a conoscere le strade, non a perdere il senso dell'orientamento. Lo stesso vale per l'intelligenza artificiale, come dicevo all'inizio, è uno stimolo costante, perché l'intelligenza artificiale è organizzata in modo tale da non paralizzare le nostre conoscenze con una risposta, che la risposta basica ce la dà già Alexa o l'assistente di Google o Siri, che ci dicono la partita questa sera, quest'ora, oppure la temperatura a Roma in questo momento è questa. In quel caso ci danno una risposta. Quando noi creiamo una, come dicevo prima ad una collega che chiedeva se poteva sottoporre una domanda, un risposto in chat di sottoporla, questo prompt a Gemini oppure a Copilot oppure a ChatGPT o chi ritiene, e in quel caso noi abbiamo uno stimolo a intervenire sul testo per capire, a migliorarlo, e quindi si crea un dialogo con questa struttura. Questa è la vera novità. Cosa c'è nell'amministrazione? Ci sono sperimentazioni oggi, è troppo veloce, è troppo recente questa irruzione di questa tecnologia per avere, io ho fatto qualche esempio all'inizio, si può trovare
tanto anche sulle piattaforme di Pia Social, ad esempio, che stanno studiando questi temi e cercando di mettere a confronto le migliori esperienze. Ci sono delle società private che si stanno provando a dare delle soluzioni mirate, focalizzate sulle esigenze della singola amministrazione. Il Formez naturalmente prova a fare un po' da benchmarking, da collettore di queste migliori esperienze, quindi diciamo che ci sono soltanto delle fughe in avanti che però sono, possiamo dirlo in termini positivi, anzi delle avanguardie che stanno cominciando a sperimentare questo nuovo mondo. Però se noi ci accostiamo con fiducia e capendo, come è stato detto ampiamente nel corso, che si tratta di opportunità che accrescono le nostre possibilità di lavoro e anche la nostra capacità di ragionare, ci renderemo conto che questa tecnologia è destinata a rimanere come una protagonista della nostra vita e quindi ogni previsione catastrofistica è destinata anche a sbiadirsi in poco tempo. Bene, grazie. Davvero siamo quindi in chiusura. Ringrazio i tre relatori del webinar di oggi, il direttore, il dottor Sergio Talamo, il professor Manganelli e il professor Giampaolo. Penso che sia stato un webinar interessante, anche vario nel tuo, diciamo, nei punti di vista presentati. E quindi davvero ringrazio i relatori, ringrazio i numerosissimi partecipanti del webinar di oggi. Rispondo anche a una domanda che già è stata posta e risposta in chat, cioè che i materiali comunque della giornata odierna, la registrazione e le slide saranno poi presenti nella pagina dove è stata fatta la registrazione all'evento di oggi e quindi troverete tutti i materiali. Noi rimaniamo comunque a disposizione come Europe Direct organizzatrici per qualsiasi domanda, anche successiva alla realizzazione del webinar. E speriamo di poter organizzare alcune prossime puntate nei nostri prossimi corsi e iniziative su questo tema, che sicuramente è un tema che merita di essere, diciamo, continuato a seguire da vicino proprio per seguire gli sviluppi. Quindi grazie ancora a tutti, ai relatori, ai partecipanti e a presto, a una prossima occasione. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci, grazie a tutti, buona giornata.